Uno scenario a luci e ombre. È quello con cui deve confrontarsi la Femica CISL, che ha celebrato il suo primo congresso del comprensorio Milano-Legnano-Magenta. Massimo Zuffi, riconfermato segretario generale della Femica CISL territoriale. Ecco, qual è la situazione del settore e quali sono gli impegni dei prossimi 4 anni? La situazione dei settori è piuttosto articolata. Dal settore tessile, dove il settore del lusso, della moda, tira soprattutto grazie all'export nei nuovi paesi emergenti, dove ci sono i nuovi ricchi, a un settore tessile, quindi l'altra parte dell'attività produttiva del settore tessile e moda, che invece soffre proprio per i prodotti a basso costo che arrivano dai paesi emergenti. Quindi abbiamo il lusso, esportiamo lusso e però importiamo la concorrenza che diventa spesso insostenibile sui prodotti di largo consumo, sui prodotti di più bassa qualità. Il settore chimico va abbastanza bene, anche se scontiamo come paese l'insediamento di molte multinazionali che in momenti di crisi seguono un po' anche le pressioni che ricevono dai governi dei loro paesi d'origine, quindi tendono a ritirare le produzioni di qualità privilegiando gli insediamenti industriali nei paesi d'origine, quindi Germania, Francia, paesi ad alto costo del lavoro come il nostro, ma che però usufruiscono di una serie di strutture organizzate migliori delle nostre, dalla burocrazia a benefici di carattere fiscale che le rendono più competitive. Il settore farmaceutico, con Italia la spesa pubblica, sta soffrendo. Il rischio grosso che stiamo correndo sul settore farmaceutico è che i farmaci innovativi non vengono portati in Italia perché il condizionamento nella determinazione del prezzo fatta dal governo fa sì che non è più conveniente portare il farmaco alternativo, ma il farmaco è già sul mercato, rimane in Italia, i farmaci di ultima generazione vengono lanciati in Germania, in Francia, quindi nel nord Europa, dove la determinazione del prezzo è meno condizionata dalla spesa e più dall'efficacia del prodotto, e quindi con il rischio anche per la salute dei cittadini che si ritrovano a dover comunque avere dei farmaci che sono di una generazione più vecchia. Settore della gomma e della plastica, abbiamo una Pirelli che soprattutto grazie all'export e alle produzioni che vanno sulle autovetture e sulle moto di grossa cilindrata, quindi di alto valore aggiunto, ha prodotto utili importanti e che è presente nei paesi emergenti, ha fatto utili a 2 cifre, però purtroppo in Italia va male e gli investimenti sull'Italia sono sempre decisamente inferiori a ciò che si investe nel resto del mondo, ad esempio. Il settore dell'energia sembra incredibile, ma il settore della raffinazione è un settore in crisi, nonostante il prezzo della benzina, che però è gravato in larga parte dalle conversioni di cambio, dalle tensioni sui mercati internazionali, dalla tassazione, il prezzo della benzina è alto, ma la raffinazione, che è come dire, l'attività intermedia tra l'estrazione e la vendita, è un settore in crisi. Sono state chiuse alcune raffinerie, quella che ci ha toccato particolarmente è stata quella di Cremona, perché la sede della Tamoil di Milano è a Milano e quindi anche noi abbiamo pagato un prezzo altissimo in termini occupazionali. Per cui la situazione dei settori seguiti alla Femca sono veramente a luci ed ombre. Ci sono settori che vanno bene, la crisi la sentono solo marginalmente, ci sono settori che invece vanno molto male e nella crisi ci sono caduti pesantemente. Ecco, quindi prossimi 4 anni alla guida della Femca, quali sono gli obiettivi e gli impegni? Gli obiettivi sono quelli di contenere la perdita, l'emorragia occupazionale, che comunque si è fatta sentire, anche per scelte, ripeto, politiche delle multinazionali. Per contenere non basta solo fare un'azione di difesa, ma deve essere fatta un'azione di riproposizione, di proposta, e quindi intanto valorizzare la formazione, valorizzare i momenti di confronto congiunti. Noi non crediamo che attraverso le barricate si possano difendere le attività produttive, ma ci vuole un'attività di concertazione non solo con le imprese ma anche con il territorio. Molti dei nostri insediamenti sono a rischio ambientale. In molti casi, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto noi come sindacato con le imprese, è un rischio ambientale del tutto teorico ma è presente. In ogni caso
È chiaro che gli insediamenti chimici e le produzioni farmaceutiche destano sempre nella popolazione che abita nei dintorni un po' di sospetto e di diffidenza, non solo nelle popolazioni ma anche nella classe politica locale, e quindi si cerca di evitare nuovi insediamenti, si cerca di scoraggiare anche le autorizzazioni per gli investimenti, e quindi quindi compromettono la competitività del sito rispetto ad altri siti concorrenti in giro per il resto d'Europa. La Femca CIS milanese conta circa 4.700 iscritti, a cui vanno aggiunti i 2.000 provenienti da Legnanese e Magentino. La nuova segreteria, eletta dal congresso, oltre a Zuffi, comprende Francesca Adriatico, Salvatore Di Rago, Antonello Monti, Eustachio Rosa e Vito Zagaria.